Uso e soprattutto abuso dei social. Si parla di questo oggi all'Istituto Tecnico Galileo Galilei di Canicattì, l'incontro organizzato dal Club delle Mamme, con noi la Presidente, l'Avvocato Carmen Augello. Da mamma e da avvocato, è rischioso oggi l'uso dei social? Indubbiamente, oggi si ricorre sempre più spesso all'uso di internet, soprattutto si è abbassata anche la fascia di età cui ci si collega, e quindi sono convinta che questi incontri rivestano una importanza fondamentale proprio per cercare di fornire in particolare ai nostri ragazzi, ecco, quei giusti suggerimenti, avvalendoci in particolare da esperti della materia come il professor Francesco Pira, che ci onorerà con la sua presenza qui oggi. È professore di sociologia presso l'Università di Messina, ma ci saranno anche gli ingegneri Serena Di Maida e Antonio Lobrutto, che sono docenti presso l'Istituto Galilei che ci ospita, e quindi daremo anche un taglio tecnico a questo nostro convegno. Ringrazio la dirigente dell'Istituto, la dottoressa Rosetta Cartella, che gentilmente ci ha ospitato. Devo dire, è sempre disponibile ad accogliere queste iniziative che appunto a mio avviso rivestono un'importanza fondamentale. Colgo l'occasione per ringraziare tutte le socie del club e in particolare le socie della commissione Pina Tricoli Livatino, che ha voluto questo incontro, con la sua presidente che è la professoressa Alessia Guccione, presidente appunto di questa commissione, che farà anche da moderatrice a questo convegno. A parte i pericoli che corrono i ragazzi, ma i reati più frequenti sul web quali sono? I reati più frequenti, intanto uno dei pericoli secondo me più grandi, al di là insomma della commissione dei reati, come può essere per esempio il reato di diffamazione, ma il pericolo più serio è quello di cadere nelle reti per esempio di pedofili. Questo è il, da mamma e da presidente di un club di mamme, è il mio timore più grande. Peraltro anche per ragioni professionali mi è capitato purtroppo di dover seguire appunto una persona offesa da questo tipo di reato, un ragazzo, un minore che era stato proprio adescato, e tra l'altro i sistemi a cui spesso ricorrono questi soggetti sono i più subdoli, quindi spesso, ecco, in maniera anche così banale, no? Si entra anche in siti di animali, perché spesso ovviamente ai bambini piacciono gli animali o i giochi, però riescono ad essere irretiti. Uso questa parola volutamente, proprio perché si cade in una rede, ed è fondamentale anche la presenza dei genitori, il controllo che i genitori devono operare sui comportamenti dei figli. In quel caso, grazie ad una mamma attenta e straordinaria, ecco, quel bambino è stato salvato. C'è un procedimento in corso, la signora si è costituita parte civile, e quindi il messaggio che rivolgo in particolare ai genitori è quello di, ecco, prestare particolare attenzione ai figli quando appunto si collegano in rete. E poi ci sono le challenge, l'ultima di cui ha parlato il professore Pira è davvero bruttissima, una sfida ad avere rapporti sessuali a chi resta prima incinta. Sì, purtroppo queste challenge sono terribili perché spesso, ecco, rimangono coinvolti i più giovani, i bambini, che non si rendono conto dei pericoli a cui possono andare incontro, e talvolta sappiamo anche con eventi infausti. A parlare con i ragazzi il sociologo, il professor Francesco Pira, che parla anche delle ultime challenge pericolosissime che girano sul web. Sentiamo. Abbiamo due possibilità in sostanza, quello di usare bene i social network e farli diventare uno strumento di condivisione e di conoscenza. Usarli male è rischiare anche situazioni che sono paradossali. Penso per esempio all'ultima challenge che si chiama Sex Roulette, dove i ragazzi adolescenti nudi, bendati, fanno sesso senza alcuna protezione e perde chi rimane incinta. È la seconda sfida assurda su TikTok dopo quella della cicatrice francese, dove ti devi fare del male sul viso e lasciare dei segni che sono indelebili. Credo che bisogna parlare, come noi oggi faremo,
con le nuove generazioni per spiegare che la rete è una grandissima opportunità e non è un nuovo luogo per farsi del male, ma purtroppo ormai la nostra vita è molto più proiettata in rete che nella vita reale. Non sarebbe più opportuno che le famiglie vigilassero? Ma le famiglie hanno un ruolo molto relativo. Guardi, io ho conosciuto una ragazza che ha fatto la cicatrice francese, peraltro delle scuole medie, quando ho detto ma i tuoi genitori non si sono accorti che avevi questo livido sul viso, ha detto no, l'ho fatto due volte, i miei genitori non se ne sono mai accorti. Quindi io ribalto la domanda e dico quali famiglie, quante sono le famiglie con cui i ragazzi hanno a che fare, perché non dimentichiamoci che ci sono molti figli di separati che hanno situazioni anche di famiglie parallele, c'è una disgregazione familiare che in qualche modo non aiuta i processi educativi, per cui poi c'è questo rimbalzarsi le responsabilità tra scuola e famiglia che non riescono invece a produrre effetti educativi che devono essere tangibili in una società che, i cui valori si stanno realmente perdendo.